sera parleremo della porta magica di Piazza Vittorio, un argomento che a noi della Livrea Rotondi sta molto a cuore e per il significato alchemico della porta e anche perché si tratta di uno dei reperti più interessanti del rione Asquilino, che è il rione dove anche la Livrea è stata fondata nel 1941. E la relatrice è Maria Fiammetta Iovine e è stata introdotta da Alessandro Orlandi, editore della Lepre. E l'evento è organizzato dalla Libreria Rotondi e la Lepre in collaborazione con la Fondazione EMPAM, che ci ha messo a disposizione questa bellissima sede, e da Piazza Vittorio a PS, che ci ha aiutato in tutta la parte organizzativa e non solo. E passerei la parola a Giampiero Mazzucca Ventura di Piazza Vittorio a PS e poi entreremo subito nel vivo della conferenza. Grazie Clara, solo per darvi il benvenuto. Sì, l'EMPAM, come sapete, questa è la sua sede dal 2013, siamo qua, sollecitati da tanti e tutti per dare una mano un po' anche a questo territorio, e ci stiamo provando. L'EMPAM ha fondato questa associazione Piazza Vittorio a PS per essere un braccio operativo, altrimenti non avrebbe potuto essere direttamente partecipe di eventi culturali e sociali. Invece all'interno facciamo già degli eventi di carattere medico, sanitario, di salute. E quindi siamo molto contenti di poter ospitare questo evento, che in realtà è il primo diretto che facciamo noi di Piazza Vittorio PS. Devo parlare così, no? Rinizio da capo. Così è per un appuntamento al lume di candela. Allora, cari signori, piuttosto che cari signori, no, vi do il benvenuto qua, che è la sede della Fondazione EMPAM, che ci ho detto, siamo qua da 2013. Da subito sollecitati da varie istituzioni per dare una mano anche al territorio. Non potendolo fare direttamente, l'EMPAM ha creato Piazza Vittorio a PS, che è un'associazione di protezione sociale, che è un po' il braccio operativo per poter essere... Perché qua io non forse ci sta... In realtà uno dovrebbe puntare il microfono in direzione... voltare le spalle al pubblico e puntarlo in direzione opposta alle casse. Sì, diciamo che anche allontanandosi può avere un effetto migliore. E quindi insomma Piazza Vittorio a PS organizza questo evento con la Libreria Rotondi, che conosciamo e che stimiamo, quindi è un onore, e vi auguro di stare bene in questo posto, siamo contenti di avervi. L'argomento è alchemico e magico, quanto di più lontano dalla scienza e dalla medicina, ma la felicità degli incontri è che nascono le cose belle, quindi benvenuti e grazie. Buonasera, grazie per essere qui. Il mio compito, che durerà tra 1 e 2 minuti, è di presentare Fiammetta e il libro come editore. Ho conosciuto Fiammetta molti anni fa, presentata da un carissimo amico che non c'è più, Lorenzo Stuni, e ho subito trovato una sorella di interessi, perché come me si interessa di alchimia, si interessa della Roma del 600 e degli affascinanti personaggi che la popolavano. È nata subito l'idea di farle scrivere qualche libro, e lei me l'ha proposti, e con me, con la Lepre, è uscito Gli Argonauti a Roma, che racconta di Cristina di Spezia e del gruppo di alchimisti di cui si circondava. Ha anche pubblicato un libro molto meno noto, perché è uscito solo in ebook. Il motivo è che è una versione provvisoria, perché ovviamente sta ancora lavorando a Una vita di Massimiliano Palombara. Il titolo è Massimiliano Palombara, filosofo incognito. E poi, chi di voi prenderà in mano il libro che presenteremo questa sera, vedrà che nel suo retro c'è una biografia piuttosto fantasiosa dell'autore Jason d'Argot. Lo facciamo nascere nel 400 d.C. e ancora tra noi. Il discorso è che io non l'ho mai incontrato, e Fiammetta, che è la curatrice del libro, è la sola a sapere la reale identità di questo personaggio. Mi ha messo in contatto lei per interposta persona. Il libro mi è piaciuto subito moltissimo, un libro che scorre su due diversi registri temporali, uno ai giorni nostri e l'altro al tempo di Palombara, segue le vicende di Palombara e di una sua assistente, ma bene, parlerà Fiammetta. Dunque, mi resta solo da dire che Fiammetta, quando io l'ho conosciuta, faceva tutto un altro lavoro da quello che fa adesso. Credo che lavorasse per una banca. Quasi. Quasi. E
però il suo cuore era tutto rivolto verso la Roma del Seicento e l'alchimia. Ebbene, è riuscita con forza di volontà e soprattutto con una straordinaria capacità di ricerca a farsi assegnare una borsa di studio congiunta. Tolosa è un posto, l'altro non me lo ricordo mai. Tra Olanda e Francia, per cercare, e viene praticamente pagata e incoraggiata per fare le cose che la appassionano, che è il massimo che uno possa ottenere nella vita. E detto questo, le passo la parola e mi siedo nel pubblico. Intanto vorrei ringraziare tutti voi per essere qui e ringraziare il mio editore per avermi presentato con dovizia di particolari, ringraziare moltissimo Barbara della libreria Rotondi, la libreria Rotondi, per avermi rivolto questo invito, e naturalmente l'EMPAM che ci ospita questa sera. Credo che siate tutti interessati all'argomento, anche perché è un argomento, a parte diciamo gli aspetti esoterici, magici, ermetici che lo circondano, anche perché è qualcosa che ci riguarda questa sera davvero da vicino. Noi siamo seduti probabilmente oggi su una porzione di quella che era Villa Palombara, ci siamo proprio sopra. Io ogni tanto farò scorrere delle immagini, chiedo scusa in anticipo se dovrò soffiarmi il naso perché sono purtroppo preda di un raffreddore e questo mi dice che non ho fatto la pietra filosofica. Ora, questa è la porta che conoscete, che conosciamo tutti, è in realtà una versione un po' contraffatta, nel senso che le due divinità egizie che sono a guardia della soglia non erano in origine nel progetto di Massimiliano Palombara, provengono da scavi sul Quirinale e sono stati aggiunti successivamente quando la porta è stata rimontata nei giardini di Piazza Vittorio, perché questa porta ha una storia piuttosto travagliata, nel senso che quando Villa Palombara fu smantellata nel 1873, l'unica cosa che si è pensato di salvare è stata la porta magica, e dentro c'erano altre iscrizioni ermetico-alchemiche, era tutta la villa del Marchese Palombara risuonava della sua ricerca ermetica, però siamo nell'Italia post-unitaria, diciamo così, sapete che a questa riunificazione orgogliosa italiana hanno partecipato, non di nasconderci, voglio dire attivamente, tante logge massoniche, probabilmente poi qualcuno ha riconosciuto in questa porta un simbolo importante anche per altri fratelli in ricerca, e quindi poi rispunta successivamente, dopo essere stata per tanto tempo smontata e in qualche scantinato, rispunta appena si sistemano i giardini di Piazza Vittorio. Non so se riuscite a vedere, perché è un po' debole, questa è una mappa del 1773 di Giovan Battista Nolli, quando c'era ancora Villa Palombara. È una specie di trapezio, forse mi sposto per indicarvi, ecco qui c'è scritto Villa Palombara, qui c'è Sant'Eusebio e questo spicchio piuttosto esteso, questa è Villa Palombara. C'erano giardini, pascoli, frutteti, laghetti, insomma era una specie di paradiso agreste dove il marchese poteva condurre i suoi esperimenti, i suoi studi nella tranquillità che non gli offrivano altri luoghi. Per esempio, e vi farò vedere più avanti, il palazzo Avito dove abitavano a Roma, che non era questa è la villa suburbana della famiglia. Questa è un'incisione di Giuseppe Vasi, siamo nel 1753, vedete Sant'Eusebio, vedete i cosiddetti trofei di Mario, in realtà il castello dell'Acqua Giulia, e questa è un'altra angolazione, ve la mostro perché si vede una via che declina verso il basso, diciamo così, è l'antica via Felice, che collegava Trinità dei Monti al Quirinale e poi all'Esquilino, voluta da Felice Peretti, Sisto V. Proprio su questa via Felice
si affacciava Villa Palombara. Vedete un ingresso all'estrema destra, sembra piccolo, ma guardate in proporzione gli omini che si vedono, quindi vi fate un'idea, era un ingresso abbastanza imponente. Questo è uno degli ingressi principali di Villa Palombara. Vi faccio vedere un particolare, ecco, qui si vede meglio. Dunque, proprio su questo ingresso c'era a un certo punto un'iscrizione in pietra messa dal marchese in latino che diceva che varcando il cancello della villa Giasone, che vi si chiude dentro, ottiene in abbondanza il bello di Medea. Qui il marchese si paragona ad un argonauta. Vi ricordate forse il mito greco, la spedizione degli argonauti, una serie di eroi tra cui Ercole si imbarcano sulla famosa nave Argo, che poi etimologicamente vuol dire luce, e questa nave parte per la Colchide sotto il comando di Giasone per recuperare il bello d'oro dalle grinfie di un drago terribile nell'orto delle Esperidi, il quale si chiama Ladone, e con le arti magiche di Medea. Ora, questa storia è spesso stata riutilizzata nell'ambito della letteratura ermetica come un'allegoria dell'impresa alchemica. Gli alchimisti sono degli argonauti, perché si preparano ad un'impresa enorme che presenta una serie di trappole e di difficoltà, e devono anche loro strappare il bello d'oro, cioè la pietra filosofale, alle grinfie di un drago terribile. Quindi, ecco, il marchese si paragona a un novello Giasone e ci dice anche questa iscrizione, ci diceva anche, perché poi nel 1801 cadde, si ruppe questa lapide, per cui non è rimasto nulla, ci dà una data, 1680. Allora possiamo dedurre che nel 1680 il marchese aveva in qualche modo ottenuto il bello di Medea, cioè la pietra filosofale. Era riuscito dove molti avevano tentato senza arrivare. Questa è Villa Palombara in un affresco che si trova a Palazzo Massimo alle Colonne, è un affresco del 1859, quindi siamo appunto a pochi anni prima che la villa e il casino nobile che vedete fossero abbattuti. Si trova a Palazzo Massimo alle Colonne per una ragione: l'ultima discendente in linea diretta dei Palombari, quindi di Massimiliano, fu una donna, Barbara Savelli Palombara, che sposò nel 1821 Camillo VII Massimo. Quindi tutti i beni dei Palombara confluirono nella famiglia Massimo. E probabilmente Barbara fece fare questo affresco nel Palazzo Massimo dove abitava per ricordare la villa che immaginava fosse in qualche modo pronta ad essere distrutta. Anche perché, insomma, credo che ne abbiano ricevuto comunque un adeguato compenso. Ecco, la distruzione della villa si deve al fatto che serviva spazio per il nuovo moderno quartiere Termini. Qui vedete Piazza Vittorio, e scorro perché tante cose le ho già dette. Questa è una ricostruzione dove si vede gli assi moderni di Piazza Vittorio, via Merulana, via Carlo Alberto, c'è montata sopra la sagoma trapezoidale di Villa Palombara, per darvi un'idea di dove siamo. Qui vedete gli altri due, e qui invece in una mappa del 1748 vediamo, connotato con il numero 346, il palazzo Palombara di Montecitorio, cioè il palazzo dove i Palombara vivevano di fatto al centro di Roma, come insomma le famiglie nobili, patrizie romane. La villa Palombara fu acquistata soltanto nel 1620 dal padre di Massimiliano, e poi Massimiliano continuò a comprare appezzamenti di terra e ad allargarla sempre di più. Voglio dirvi due parole a questo punto su Massimiliano Palombara.
nasce nel 1614, il 14 dicembre, quindi era un sagittario, da una famiglia patrizia che risale almeno al X secolo, e ha dei parenti in qualche modo importanti, anche se non si tratta di una, della principale nobiltà romana, però i Palombara sono imparentati ai Savelli e sono imparentati ai Colonna. Il nonno di Massimiliano, Camillo Palombara, fu un gentiluomo di corte di Francesco I, granduca dei Medici, quindi forse vi ricordate che Francesco I è quello che aveva lo studiolo alchemico, era un grande appassionato di alchimia. Può darsi che la passione e l'interesse per l'alchimia quindi abbia una strada in qualche modo antica nel caso di Palombara. Il figlio di Camillo, Oddo, padre di Massimiliano, fu un uomo d'armi e di lettere, fu anche principe di un'accademia della quale mi sto occupando adesso proprio per il mio dottorato, che ha un nome buffo ma serissimo, e ci dobbiamo un po' abituare a questo, perché gli alchimisti hanno bisogno di essere buffi, ironici, di simulare, perché è l'unico modo per far arrivare le verità, di mentire onestamente. L'accademia degli umoristi, guardate un po'. Oddo Palombara fu principe di questa accademia nel 1633, è un'accademia, per darvi un'idea dell'importanza, è una delle più importanti accademie del Seicento, se ne sa pochissimo, non a caso, ne fecero parte quattro papi, Maffeo Barberini, cioè Urbano VIII, Alessandro VII Chigi, Fabio Chigi, Giulio Rospigliosi, Clemente IX e Giovanni Francesco Albani, Clemente XI. Insieme a questi, che sono un po' le punte di diamante, poi ci sono tantissimi, vi potrei citare metà di un testo qualsiasi di storia della letteratura italiana, da Giovanni Battista Marino, Pier Francesco Paoli, a Fulvio Testa, Gabriello Chiabrera, e dei nomi di punta, francesi per esempio, come Gabriel Naudet, come Peiresc, e alcuni importanti bibliotecari come Lucas Holster, bibliotecario della Vaticana, che fu anche inviato da Alessandro VII ad accogliere Cristina di Svezia in arrivo a Roma, e Leone Allacci, anche celebre bibliotecario della Vaticana, entrambi grecisti d'eccezione. Ora vi faccio vedere uno spigolo di Palazzo Palombara, anche questo non c'è più, e siamo nel Novecento quando viene abbattuto questo palazzo per fare spazio appunto alla risistemazione di Piazza Montecitorio, e vi faccio vedere cosa c'era sul tetto del palazzo, un'altana che serviva soprattutto per diciamo, le serate estive, ecco, era un posto dove si potevano organizzare dei banchetti, però insomma era anche una bella vista su Roma. Anche a Palazzo Montecitorio il Marchese aveva il suo laboratorio alchemico. Questo è un po' come premessa per dirvi che quando mi sono messa sulle tracce di Palombara avevo davvero pochissimi appigli, perché su di lui era stato pubblicato da Nino Gabriele La bugia del 1656 e da Anna Maria Pattini La bugia di Palombara estratti del 1660. Cosa sono questi due libri? In realtà il Marchese Palombara non pubblicò nulla nella sua vita, eppure era un raffinato studioso. Quindi si tratta di due manoscritti, uno è conservato, il primo che vi ho citato, quello pubblicato da Nino Gabriele, si trova a Firenze, adesso è a Viareggio, l'altro manoscritto invece è in Vaticana perché fu dedicato dal Marchese a Cristina di Svezia, infatti fa parte del fondo reginense. Ci sono dotte introduzioni in questi due libri, sono stati preziosissimi per me perché è stato il primo ingresso, però lasciavano una serie di domande aperte. Non si sapeva nulla di Palombara in realtà, della sua vita, non molto di più della data di nascita e di morte assolutamente importanti ritrovate da Anna Maria Pattini e da un albero genealogico che ci dice, e vi dico, che Palombara ebbe ben 13 figli. Detto questo,
null'atto c'era e anche tracce materiali, la Villa Palombara non c'è più, Palazzo Montecitorio non c'era più, quindi è stato un po' un lancio nel buio, che io dico, appunto, se non si è aiutati da qualcuno che apre una porta, è molto difficile attraversare. Quindi vi racconto qualche cosa in più su Massimiliano Palombara. Lui aveva un fratello, Camillo, che visse con lui tutta la sua vita, non si sposò, quindi erano due ragazzi. La mamma si chiamava Laura Ceuli, era discendente di una famiglia pisana molto importante, di banchieri. Morì piuttosto giovane questa donna, lasciando i ragazzi orfani. Massimiliano aveva 12 anni. I due figlioli vennero immediatamente mandati al Collegio Romano a studiare, che superarono brillantemente, una delle scuole più severe che ci fossero, ma anche la scuola per eccellenza della nobiltà romana dell'epoca. E quasi appena uscito, esce nel 1634, Massimiliano nel 1935 sposa la sua prima moglie, Cassandra Mattei, anche qui un'altra nobile famiglia romana. Da Cassandra Mattei ebbe 8 figli, quindi possiamo immaginarci sicuramente una persona appassionata nelle relazioni quanto negli studi. Questo matrimonio durò fino al 1660 per la morte di Cassandra e poi sposò un'altra donna, Costanza Baldinotti, dalla quale ebbe ulteriori 5 figli. Vi dico soltanto, ecco, un piccolo accenno ci può far capire meglio la personalità di quest'uomo e la sua grande bontà. Non obbligò mai nessuna delle sue figlie femmine a morcarsi, ma cercò anzi di lavorare perché tutte potessero avere la possibilità di costruirsi una propria vita. E quando si sentì in punto di morte, alla sua seconda moglie per testamento stabilì che fosse restituita la dote perché potesse anche lei andare avanti. Qui arriviamo alla nostra porta magica, mentre vi racconto qualche altra cosa. Palombara cominciò a studiare come un pazzo, si può dire, 22 anni di studio a partire da circa i suoi 20 anni d'età, quindi dal 1634 fino al 1656. Racconta lui stesso, in uno di quei due manoscritti che sono gli unici testi, si può dire, che ci abbia lasciato, autografi, che fu uno studio davvero intenso e fu difficilissimo per lui recuperare i libri, perché questi libri non si trovavano. Siamo in un'Europa devastata dalla guerra dei Trent'anni, quindi testi alchemici, specialmente quelli che interessavano a lui, che venissero da oltre Alpe, era estremamente complicato farli arrivare, per cui lui dice che aveva soldato anche dei mercanti, li aveva commissionati, e per quanto riguarda i manoscritti aveva cominciato a farli copiare, mandava degli scribi se i possessori non se ne volevano privare, lui provava a comprarli, ma non era possibile, li faceva copiare. Quindi aveva costituito una biblioteca di circa 500 volumi di manoscritti e libri a stampo. Però mancava ancora qualcosa. Nel 1646, questa è una cosa che trovate nell'ebook, c'è una lettera in latino che ho tradotto, e che è stata ritrovata non da me, me l'hanno gentilmente sottoposta, è una copia di una lettera di un adepto francese, guarda caso tolosano. Io poi mi chiedo sempre com'è che sono finita a fare un dottorato tra Tolosa e Olanda, poi l'Olanda c'ha anche un suo perché, un adepto tolosano, nel senso da dipisco in latino, cioè qualcuno che ha ottenuto gli arcani e ha fatto la pietra, che risponde a Palombara, quindi gli era arrivata una richiesta dal Marchese e lui risponde dicendo che con tutte le cautele del caso, vostra eccellenza, lo chiamo eccetera, scrivo in latino perché non sono familiare con l'italiano, mentre voi avete un bel comando del francese, insomma mille convenevoli, poi gli dice, allora, quello che sbagliate è la materia di partenza, non dovete prendere l'urina, non dovete prendere questo e quest'altro, no. Plinio ci dice nella sua storia naturale che c'è una certa argilla che si chiama marga e che noi utilizziamo a Bordeaux per concimare i campi. Ma provate un po' lì.
indirizzo servì a Palombara per fare dei significativi passi avanti, arriviamo al 1652, un giorno particolare, domenica 13 ottobre 1652, alle ore 17, ce lo scrive Palombara in questi manoscritti che vi dicevo, si chiamano tutti e due la bugia e c'è un motivo, lui riceve gli arcani ermetici per un'illuminazione e una grazia divina, dice. Si era incamminato fuori porta per fare una scampagnata, forse in realtà stava semplicemente camminando nella sua immensa villa. A un certo punto si addormenta sotto un albero e gli viene incontro quella che lui chiama madre natura, una figura che identifica con la natura, con la quale avviene un dialogo e gli si rivelano una serie di cose che lui puntualmente, ma sempre con la onesta dissimulazione degli alchimisti, rivela anche a noi. Per questo i due manoscritti si chiamano la bugia, perché lui dice che la bugia è sia uno strumento per far luce, sia una menzogna. Allora io vi devo mentire, nel senso che la verità nuda e cruda non la posso dire, perché questi sono segreti che sono destinati soltanto ad alcune persone. Però vi voglio dare in qualche modo una strada, una luce per addentrarvi in questa selva e poi vinca il migliore, insomma, vedete un po' che potete fare. Ecco, questa è la sfida che ci pone. E arriviamo quindi, vi dicevo, al 1652, lui ottiene finalmente le informazioni che gli servono e ci mette 4 anni per cominciare una pratica operativa che gli dia qualche risultato. I primi 2 anni passano così, è quasi tramortito dalla scoperta che ha fatto, gli altri 2 anni passano per capire come metterla in pratica in laboratorio. Quindi siamo nel 56, guardate un po', la prima bugia che lui scrive, cioè il primo manoscritto che lui scrive è del 56, ed è un manoscritto piuttosto curioso perché a un certo punto lui dice, dopo aver fatto un po' la storia della sua vita, dice: beh, io mi hanno detto, sento parlare molto bene di questa fraternità della Rosa Croce. Se esiste, io sono lieto che sappia che c'è uno romano che senza maestro alcuno, senza avere nessuna indicazione, è riuscito a fare la pietra in qualche modo, comunque ad essere sulla buona strada. E se ne possono rendere conto leggendo quello che io ho scritto, perché la bugia per loro sarà assolutamente trasparente, e a questi signori io prometto che saprò conservare il silenzio di Ippocrate, anche se non faccio parte della loro fraternità, insomma della loro fratellanza. Quindi la mia teoria, che trovate esposta nel romanzo, che non è un romanzo, forse il romanzo è l'unico modo in cui si possono dire certe cose, è che in realtà Palombara stesse cercando all'epoca di candidarsi per entrare a far parte della Rosa Croce. L'unico modo che conosceva era scriverlo e far circolare questo manoscritto attraverso i circoli che probabilmente gli erano in qualche modo noti e mandare in maniera subliminale il messaggio: guardate che io lo so e voi vi potete accertare che lo so, sono qui, che vogliamo fare? E infatti questa porta magica ha una serie di particolari che trasudano le letture del Marchese e anche le sue l'affinità, insomma, con i testi rosacrociani che sicuramente aveva letto. La prima cosa che voglio farvi vedere sono i simboli che sono sullo stipite della porta e anche sulla soglia. Provengono da un testo alchemico pubblicato nel 1666 ad Amsterdam e sono chiamati in questo testo sillabe chimiche. Sì, sono segni astrologici, qualcuno l'ha detto, d'altra parte l'alchimia è anche chiamata astronomia inferior, cioè c'è una corrispondenza tra pianeti e metalli, quindi molti di questi segni sono segni di pianeti e in qualche modo anche simboli dei metalli, però sono combinati in maniera un po' particolare, non entro sul dettaglio adesso di come sono costruiti questi simboli. La cosa che mi preme raccontarvi è che sono chiamati sillabe chimiche dall'autore di questo testo olandese
Perché lui dice, come nel linguaggio naturale le sillabe servono a formare delle parole, io ti do le sillabe che servono a formare la parola della materia prima, cioè la materia di partenza dell'opera alchemica, però sta a voi metterle nel giusto ordine, quindi ce le dà ma non dà l'ordine. Probabilmente Palombara l'ordine l'ha trovato, perché le dispone in un certo modo intorno alla porta, e su questo non mi dilungo perché trovate una spiegazione, un'ipotesi di spiegazione proprio nella bugia dell'alchimista. L'altro testo che vi faccio vedere è questo, l'Aureum Saeculum Redivivum, che vuol dire appunto il secolo d'oro redivivo, rinnovato. È un testo di un autore tedesco, Adrian Minsicht, anche se si firma con uno pseudonimo, Enricus Madatanus, pubblicato nel 1625 in latino, ma era uscito già in tedesco nel 1621, e come vedete sul frontespizio di questo testo abbiamo il rosone della porta magica. E viene ripreso, Palombara tra l'altro lo dice esplicitamente nella bugia, dice, io ho letto questo testo e ho faticato a fare la pietra tanti anni, come dice quest'autore, perché anche a me è successo di avere un'infermità o qualche noia o qualche travaglio che mi ha rallentato. Quindi la porta magica è un concentrato di letture del Marchese, è una celebrazione anche della sua affinità con la confraternita della Rosa Croce, con la quale molto probabilmente entrò in contatto. Qui vedete uno schema che trovate nel libro La bugia dell'alchimista, che spiega un po', o meglio, dà un'ipotesi, insomma, di come possono essere combinate queste epigrafi. E qui c'è un altro testo rosacrociano che ci aiuta un po' a capire un'immagine più che altro. Vedete che non abbiamo una porta qui, però abbiamo una specie di montagna con una cavità, una grotta interna. Sul declivio della montagna, a destra e a sinistra, c'è una serie di personaggi, di figure che rappresentano i pianeti. Quindi sono un po' le sillabe chimiche che abbiamo visto prima in un certo ordine. In alto c'è un mercurio. E dentro questa scala fatta di 7 gradini sono le 7 fasi alchemiche. La cosa interessante, perché ci dà qualche altro suggerimento questa immagine, ci dice che la pietra filosofale si fa a partire dai 4 elementi, vedete alle estremità aria, fuoco, terra e acqua. E vedete anche che l'alchimista è rappresentato bendato, perché certe volte i nostri occhi ci fanno vedere troppo e magari ci illudono. Bisogna andare oltre il visibile per scoprire come fare la pietra, e quindi a volte conviene bendarsi. E ci fa vedere anche che l'alchimista deve, non solo è bendato, ma deve inseguire una lepre, guarda caso, che si intrufola nella cavità di questa montagna. Ora, qui vedete la porta magica, sempre, tra l'altro questa incisione è un'incisione realizzata per conto dell'abate Francesco Girolamo Cancellieri nel 1806, e fa parte di un libro, mi riferisco alla figura sulla destra, alla vostra destra, è una incisione che fa parte di un libro che ha tutt'altro scopo in realtà. Cancellieri aveva dedicato questo opuscolo al ritrovamento di una copia del discopolo di Mirone che era emerso dagli scavi di Villa Palombara. Quindi è un testo di antiquaria, e a un certo punto, per onorare la sua, in qualche modo era un protégé di Barbara Savelli Palombara, ci mette dentro questo piccolo cameo sulla porta che fa anche, di cui fa realizzare un'incisione. Detto questo, ecco, a fianco invece a sinistra vedete la bugia del Marchese Palombara. Questo è il manoscritto del 1660 che si trova in Vaticana, e vedete il frontespizio realizzato in china, probabilmente dal Marchese stesso, che ci presenta una bugia un po' curiosa. In genere le bugie sono delle piccole scodelline con un anello, si prendono così per portare la candela, invece questa è una forma strana. Vedete che è una forma rettangolare su cui si innesta un circolo e sulla quale c'è un altro piccolo circoletto che serve a tenere la candela. Ha una forma che somiglia molto alla porta magica. La porta magica è una bugia.
e come dice Palombara, per fare la pietra ci vuole naturalmente una preparazione di partenza, ma bisogna poi che arrivi la grazia di Dio a illuminare, ad accendere lo stoppino della candela. Lo stoppino ovviamente è qui, è al centro del rosone, dove c'è scritto che tre cose sono importanti, tria sunt mirabilia, tre cose sono mirabili e sono importanti per la pietra, che Dio è anche un uomo, che una madre è anche vergine, sono tutti dei paradossi, eppure tutti hanno a che fare con la pietra, e che la Trinità è un'unità. Sono tutti riconducibili un po' alla pietra filosofale, che è madre di tante cose ma è sempre vergine, immacolata in un certo modo, e tre cose insieme, mercurio, zolfo e sale, per dirne una, è qualcosa di divino e di umano nello stesso momento. E poi nel circoletto più piccolo c'è un'altra indicazione, dice che il centro di tutto si trova nel triangolo del centro, e qui è una bella sfida capire che cosa si riferisca, ma sono indicazioni alchemiche operative. Ora, qua vi faccio vedere alcuni dei compagni di viaggio di Palombara, perché la ricerca alchemica a Roma, insomma, la facevano in tanti, era anche uno sport, possiamo dire così, delle famiglie benestanti, tanti cardinali anche, si pregiavano di avere il loro studio alchemico, magari con scarsi risultati. Però invece questi sono personaggi importanti. Allora, il primo da sinistra è Francesco Giuseppe Borri, medico e alchimista, anche lui aveva studiato dai gesuiti, il quale a un certo punto deve lasciare l'Italia perché viene colpito da un mandato di cattura, anzi viene giudicato un eresiarca proprio, quindi lascia Roma, e si installa, guarda caso, ad Amsterdam, dove stabilisce una pratica alchemica, uno studio medico alchemico di grande importanza, al punto che Henry Oldenburg, cioè il segretario della Royal Society da Londra, lo raggiunge, lo va a trovare per intanto conoscerlo, capire cosa faceva, come operava, e per sapere con precisione che cosa Borri utilizzasse per il suo famoso farmaco contro la peste. A Londra, infatti, in quel momento divampava la peste, siamo intorno al 66-67, e quindi l'argomento era scottante. Ce l'aveva mandato Oldenburg proprio Robert Boyle, il quale noi lo conosciamo come chimico, ma era un esperto alchimista, e che seguiva chiaramente tutti questi percorsi di fratelli in qualche modo in ricerca, perciò aveva proprio richiesto a Oldenburg di riportargli indietro quell'informazione. Oldenburg che non riuscì a capirla. Borri gli diede però il farmaco, una boccettina di farmaco, e Boyle ci racconta che pur essendo stato giorni e giorni ad analizzarlo, non riuscì a capire che cosa c'era dentro. Ora, Borri ha avuto una vicenda piuttosto complessa poi nella sua vita, è stato ospite di un'altra famosa corte in Danimarca, lì ha subito le angherie di altri medici che mal tolleravano la sua presenza, il fatto che anche il re di Danimarca in qualche modo lo eleggesse rispetto agli altri, quindi decise di tornarsene e fece un grave errore, perché poi in Moravia, era diretto in Turchia per la verità, in Moravia fu riconosciuto e consegnato alle autorità. Non subito, nel senso che divenne prigioniero per conto del Papa, che lo aspettava a Roma appunto perché scontasse la sua pena, fu prigioniero di Leopoldo I d'Austria, il quale, come tutti gli imperatori del Sacro Romano Impero, come tutti gli Asburgo, avevano una lunga tradizione di interessi alchemici, e in realtà Leopoldo I fece di tutto per rallentare questa separazione. Borri ebbe anche il merito, durante il suo periodo a Vienna, di sventare l'omicidio di Leopoldo I, perché c'era un complotto ordito evidentemente a corte, aveva fatto collocare nella stanza da letto dell'imperatore delle candele all'arsenico. Non si capiva perché quest'uomo deperiva sempre di più e stava male. Borri riuscì a individuare la causa e lo salvò. Non ci fu però niente da fare, arrivato a Roma, fu costretto alla piura,
la pena di morte però fu comminata, cioè fu commutata in carcere perpetuo, e durante la sua lunga carcerazione a Castel Sant'Angelo ebbe, almeno nei primi tempi, quantomeno l'agio di fare dei consulti medici, talvolta anche di uscire, ovviamente non alla povera gente come invece la Rosa Croce si prefigge, ma soprattutto a famiglie patrizie e cardinali che si potevano permettere di accedere anche ad un esilio condannato per poter avere le cure necessarie. Poi vedete il secondo personaggio è Federico Gualdi. Questo è un altro signore piuttosto misterioso, imperator della Rosa Croce a Venezia. Siamo a Venezia intorno agli anni 60, 70 e 600. Questo signore è il capo della Rosa Croce italiana a Venezia. A Venezia Palombara si lega, questo sono riuscita a scoprirlo tramite tracce olandesi, per la verità. E poi sono andata a Venezia all'archivio, qualcuno lo sa, per fare delle ricerche e trovare delle evidenze documentali. Sì, perché Palombara non restò tutta la sua vita a Roma, se ne andò a Venezia intorno al 1677 a presentare, pensate un po', alla Serenissima Repubblica di Venezia una macchina cavafango, che era una cosa importante per Venezia, perché è l'unico modo che conoscevano per pulire i canali che si riempivano ciclicamente di fango, alghe e quant'altro. Parte con alcuni servi, quattro muli e una serie di macchine matematiche, perché non presenta solo quella invenzione, ma tante altre, alla Serenissima, e addirittura gli danno uno stipendio e lo tengono lì sei mesi perché lui potesse fare un prototipo di questa macchina a cavafango. Soltanto che fu battuto in qualche modo sul tempo, perché contemporaneamente alla sua permanenza un altro ingegnere produsse un prototipo che funzionava più velocemente di quello che aveva prodotto lui, e quindi insomma poi tornò a Roma. Però è interessante dirlo sia perché Palombara era un ingegnere, tant'è vero che nella sua carriera militare, che anche ebbe, fu nominato maresciallo di campo, che è quello che si occupa appunto degli aspetti ingegneristici di un teatro di guerra, del duca di Guisa per i francesi, sia perché a Venezia si incrociano tante storie, tra cui Gualdi, vi dicevo, imperator della Rosa Croce, Palombara va a Venezia nel 77, guarda caso nello stesso periodo a Venezia ci ritroviamo anche Francesco Maria Santinelli. Chi è costui? Altra famiglia nobile, un altro marchese, però non romano, di origini pesaresi, in ottimi rapporti con Cristina di Svezia, diventa il suo cameriere maggiore, e ovviamente si conosce con Palombara, c'è una conoscenza direi anche stretta. Santinelli è un personaggio famoso per una tormentatissima e però appassionante anche storie d'amore, vi racconto anche questi dettagli, con Olimpia Altobrandini, che sposò prima segretamente e poi ufficialmente nel 1668. I due però se ne devono andare da Roma, perché era un matrimonio assolutamente osteggiato dalla famiglia di lei, pensate, imparentata con Clemente VIII Altobrandini, una famiglia ricchissima, insomma aveva scelto un marchese di secondo livello, quindi una cosa era un po' mal vista. I due se ne andarono a Venezia, e furono poi dove Santinelli conobbe Gualdi e cominciò a praticare alchimia e alchimia rosacrociana, diciamo così, di ispirazione rosacrociana con Gualdi. Furono poi anche ospiti entrambi della corte di Leopoldo I a Vienna. L'ultimo, Santinelli è il terzo, la terza figura, l'ultima figura la conoscete, Cristina di Svezia, che è un po' il punto di caduta di tutti costoro, perché forse sapete che Cristina di Svezia rinuncia al trono svedese in favore del cugino, abiura la fede luterana, abbraccia il cattolicesimo e se ne viene a Roma nel 1655. Non partirà più da Roma se non per due brevi viaggi al nord legati a questioni politiche soprattutto, e stabilisce nella sua casa un'accademia detta prima di Camera e poi Reale. Prima era ospite dei Farnese a Palazzo Farnese, dove oggi c'è l'Accademia di Francia, e dopo viene invece ospitata, la sua residenza diventa Palazzo Reale, cioè Palazzo oggi Corsini alla Lungara.
Cristina di Svezia ha con Santinelli un rapporto molto stretto, l'ho detto prima, con Palombara anche di sincera amicizia, tant'è vero che nel testamento, lasciando perdere la bugia dedicata a lei e altre cose, ma nel testamento Palombara le lascia la cura dei suoi figli più piccoli, li raccomanda alla regina. Palombara muore nel 1685, Cristina di Svezia morirà nel 1689, solo 4 anni dopo. Da sempre interessata alle scienze occulte e all'ermetismo, diventa un po' il centro, il fulcro di tante conversazioni ermetiche che si tengono a Roma nel tempo. Ora, i simboli che ci sono sulla Porta Magica probabilmente sono, risalgono al 1680, cioè la stessa data di quell'iscrizione che vi ho detto sul cancello principale che poi cadde nel 1801 e che non abbiamo più, e ci testimoniano il fatto che insomma il Marchese alla fine c'è riuscito, in qualche modo questa pietra l'ha fatta o ha creduto di averla fatta. Però voglio farvi vedere anche altre porte magiche che sono... o meglio, un'altra porta magica in particolare, che ci dice qualcosa di più di Palombara. Ecco, prima abbiamo visto i collegamenti tra Palombara e la Rosa Croce, qui invece faccio vedere dei collegamenti tra Palombara e la massoneria rosacrociana. Questa porta magica si trova a Potsdam, vicino Berlino. All'epoca, quando fu realizzata nel 1780, faceva parte del Regno di Prussia. Ed era, e tuttora è, in una grande villa ermetica, anche questa voluta da Federico Guglielmo II di Prussia, Rosa Croce e Massone, per celebrare i suoi interessi ermetici. Tutti gli edifici di questa grande villa erano funzionali a qualcosa, quindi quello che vedete qui è una ghiacciaia in realtà, quindi si scende, c'è un locale ipogeo e serviva per conservare i cibi sostanzialmente. Siamo anche vicini ad un lago, qui non si vede, però insomma c'era immediato accesso quindi all'arrivo delle merci. E guarda caso, sull'architrave della porta, questo signore fa mettere i simboli del Monte Snider che abbiamo visto prima. Sono in un ordine diverso da quelli dall'ordine in cui sono presentati nel libro, quindi anche qui c'è stata un'interpretazione, qualcuno ha proposto una parola sostanzialmente. E questo è un collegamento abbastanza evidente, siamo nel 1780, la porta di Palombara è più o meno del 1680, un secolo di distanza, vedete come questi simboli viaggiano in un contesto appunto massonico, oltre che rosacrociano. E alla fine voglio farvi vedere Massimiliano Palombara, perché fino adesso abbiamo parlato di qualcuno senza volto, forse un volto ce l'ha, ed è questo qui. Siamo andati qualche tempo fa con l'editore a fare una specie di spedizione emozionante a Palazzo Massimo Le Colonne. Ci hanno aperto casa, io li ringrazio sempre perché senza di loro sarebbe stato impossibile fare questa ricerca, ci hanno aperto casa e ci hanno detto che loro non ne sono sicuri, ma è una tradizione di famiglia che questo quadro rappresenti Massimiliano Palombara, quindi se lo tramandano da generazioni queste informazioni bisognerebbe forse smontare il quadro per vedere se c'è qualcosa, ma non potevamo chiedere anche questo, quindi ce l'hanno fatto però fotografare. Allora, vedete che abbiamo un signore che si lascia rappresentare in armatura, vi ho detto che infatti lui ha avuto anche una carriera militare, c'è un accenno di Palombara nascosto ma evidente se si guarda in qualche modo bendati, in controluce, perché ha questo fazzoletto bianco annodato su questo drappo di velluto azzurro. Ebbene, il fazzoletto annodato ricorda un po' la colomba dei Palombara, lo stemma araldico dei Palombara, che era appunto una colomba argentata, bianco-argento in campo azzurro, quindi è un riferimento tenue, sottile, probabilmente allo stemma di famiglia. E poi c'è un altro particolare di cui ci siamo accorti successivamente, ingrandendo questa foto. E, dunque, forse vi sarete stupiti a vedere un uomo che in fondo si fa rappresentare come un soldato, in qualche modo, no? Forse un argonauta, diciamo così.
però ha questa mano rivolta un po' preziosamente, che tiene un riccioletto della parrucca, c'è qualcosa di strano, no? Rispetto alla postura che uno si aspetterebbe per un ritratto ufficiale. Ingrandendo la foto, non so se riuscite a scorgerlo, ma questo ricciolo diventa qualcosa d'altro dopo. Vicino al mignolo della mano si vedono due piccoli occhietti rossi e c'è quasi una specie di sorriso di un esserino che potremmo individuare come un serpentello. Il serpente è un simbolo del mercurio, mercurio filosofico, è anche un altro modo con cui si chiama la pietra filosofale, viene anche detto servo fuggitivo perché una delle cose più difficili è fermare questo mercurio, fissarlo e quindi renderlo poi somministrabile in un certo senso. È molto volatile questa cosa, diciamo così, e quindi Palombara si fa rappresentare come qualcuno che ha fissato il mercurio, ce l'ha bene sotto la mano e se lo tiene come se fosse non un pappagallo, una scimmietta, un animale domestico, insomma, ormai è suo. E con questo io concludo, non so se sono andata molto oltre il tempo assegnato. Beh, grazie Barbara, temevo di eccedere e così apro. Sì, se c'è qualche domanda. Sì, prego. Due parole sulle lapidi perdute. Allora, le lapidi perdute, purtroppo alcune sono state perdute nel passato, per esempio questa d'ingresso già nel 1801, altre invece sono state smantellate con la villa. C'è un piccolo frammento di una lapide astrologica che è stata ritrovata, ma è in una collezione privata, che sostanzialmente racconta di una congiunzione planetaria che si riferisce ad un determinato anno, adesso non ricordo se sia il 1642, ma insomma non vorrei dire una sciocchezza. Non siamo ancora riusciti a capire che tipo di significato potesse avere per il Marchese Palombara. Sono le uniche, queste di cui vi ho detto, cioè l'unico frammento che esiste oltre alla porta, perché per il resto non è rimasto più nulla. In latino, però se si vuole, se le consente gli altri. Scusi, usi il microfono. Se, sì, altri, sì. Se loro vogliono, l'attrice vuole, siccome il professor Mario Marta, mio amico, si è degnato, perché è difficile stimolarlo, ha tradotto in maniera molto brillante in italiano queste lapidi perdute. Ed è nelle lapidi la descrizione proprio della villa, è una descrizione bucolica, direi. In questa villa, dalla rugiada celeste, dai piani arati e dalle acque correnti, il suolo dissodato dà frutto, mentre che nel salnitro e per sole, dallo sparso letame s'alza fumo. Questo bosco di poca entità conserva sempre identico il suo aspetto, mentre sono nati spontaneamente intralci delle viti, i peli e i meli sinceri. Vicino al lago v'è un boschetto, dove spesso scherza non già il lupo, ma la lepre. Scherza senza offendere le miti pecorelle e gli uccelletti. Il cane custode, de casti agnelli, mette in fuga le fiere, e la sola aria di questa campagna ridà la salute all'infermo. Questa tenuta riempie d'erbaggi le vie della città. I solchi coltivati danno per la sete coppe di vino. Entra, uomo modesto, che Venere stia lontana. A voi, ladri, chiudo le porte. Bevi allegramente a profusione vino puro a mo' di bacco. Gioisci a stare tra i vigneti e prendi liberamente ciò che più ti aggrada. A te preparo schiettamente quanto mi chiedi. Qui le api producono a dovizia dolce miele, sempre tenero. Salute a te che piangi all'ombra della selva. Ora, se tu comprendessi questo,
che qui l'estate è mista la primavera, non piangeresti mestamente. Se tu restassi qui in mezzo ai fiori, non staresti a piangere, perché qui spira il fluvio dell'aria. Perciò le anime melanconiche sperano tra i monti, tra i colli, tra i sentieri e nella valle di questa villa, dove l'ovile recinge le pecore. Ti faccio buon augurio, che sia sempre così. Ma tu, appena ti sarai levato, segna qui, su questa soglia di porta, che il fango, se la malta, ha generata alla porta del casino, perché le pietre minerali nascono dalla putrefazione, che il tempo scherza non curantemente, ma che in breve ora tutto distrugge. Queste sono appunto le iscrizioni perdute. Io faccio, scusate se mi dilungo, abbiate pazienza, io ho proprio qui, non voglio fare pubblicità, sarà una produzione recente della Chimica Vannus, opera di Mario Martelli, e lei forse l'ha intravista, e lì è appunto è proprio quelle sillabe chimiche di quelle che diciamo prima. Sì. Se posso aggiungere una cosa, è importantissima anche la bellezza dei versi in latino, che sono tutti allitterati, questo sì. Permette la pur bellissima traduzione. Ubi malus, caudis bellus, sì. Cadenza, e quindi si esce fuori il genio poetico di Palombara. Sì, non solo il genio poetico, ma anche, intanto lui amava, quando componeva in italiano, le rime sdrucciole, che non sono proprio... diciamo le preferite dei nostri augusti poeti, però lui si esercitava con le sdrucciole. E poi l'altra cosa da dire è che Palombara aveva un animo agreste, a differenza ad esempio di Santinelli, che era un uomo di corte, un cortigiano fatto e finito, molto raffinato, sempre insomma, elegante eccetera. Palombara aveva un po' di difficoltà a sostenere le sue, i suoi doveri sociali che faceva, per carità, però aveva, mi piaceva tantissimo ritirarsi in villa e indossare gli zoccoli, come dice lui, mettere un saio, una cosa molto, molto comoda, e lavorare, stare con i suoi operai con i quali mangiava, dice, i maccheroni a pranzo, insieme seduti alla stessa tavola. Quindi è tutt'altro personaggio, questo ce l'avvicina forse un po' di più. Non so se avete altre domande. Prego. Sì. Che entra nel palazzo, sì. E gli vuole svelare il segreto della pietra, sì. Del sottofane. C'è una leggenda. Aprono la stanza e... C'è una leggenda molto nota che vuole spiegare l'origine della porta magica, però è una leggenda, io credo messa in giro per altri motivi, però ve la racconto così come è stata riportata. Si dice che a un certo punto un pellegrino oltremontano, cioè che veniva da di là, dalle Alpi, abbia raggiunto Villa Palombara, si sia intrufolato dentro, sorpreso dai fattori, questi lo abbiano portato subito dal marchese, il quale iniziò con lui un'amabile conversazione, scoprendo che questo signore, tra l'altro, si era procurato nel giardino un'erba e aveva detto a Palombara che quest'erba sarebbe stata fondamentale per portare appunto a buon fine l'opera, si fece anche condurre col marchese, sempre più incuriosito, a vedere il laboratorio alchemico dove il marchese operava. Avendo fatto questa ispezione, il pellegrino ne concluse che l'opera era ben avviata e gli promise al marchese che l'avrebbe portata a termine se lo avesse lasciato nel laboratorio con questa erba. A questo punto, d'accordo con Pellegrino, Palombara, per non farselo sfuggire, dice: d'accordo, io ti lascio qua dentro, chiudo a chiave però dall'esterno, perché chi mi assicura che poi non te ne vai? Ci vediamo domani mattina, ti lascio lavorare. Il giorno dopo passano un po' di ore, non vedendolo, non sentendo niente, né dei suoi servi né qualcuno che bussava, va direttamente lui ad aprire la porta e non c'è più traccia di questo Pellegrino. Il pellegrino però gli aveva promesso che gli avrebbe lasciato le istruzioni per fare la pietra. Quindi Palombara trova delle piastre d'oro a terra, quindi l'oro era stato prodotto, e dei fogli dai quali la leggenda vuole lui abbia tratto i simboli della porta magica. È una leggenda nel senso che sappiamo questi simboli ora da dove derivano e le vie sono diverse, però sicuramente possiamo dire che Palombara aveva contatti con degli oltremontani, come abbiamo adesso detto,
sicuramente con questo adepto di Tolosa, che era molto famoso, si chiamava Pierre Jean Fabre, ha scritto diversi testi alchemici importantissimi e ne ha dedicato uno, pensate un po', anche Urbano VIII, no? Perché poi la Chiesa formalmente doveva prendere a distanza certe cose, di fatto insomma molti cardinali, anche poi papi, si interessavano a queste discipline, senza contare che poi ci sono tanti ordini come i francescani, i benedettini, che si sono dedicati all'alchimia da sempre, nel senso di alchimia medica soprattutto, quindi questo parliamo di medicina, non tanto del fare l'oro. Se per essere più precisi su questo, vorrei dirvi che l'alchimia fondamentalmente è medicina. Noi diciamo volgarmente così che sia l'arte o la disciplina di fare l'oro dai metalli vivi, ma questa è un'applicazione del principio generale dell'alchimia, che è fissare una sostanza che sia universale, nel senso che è una sostanza che non è specificata ancora in nessun ente, che sia vegetale, animale o anche, perché per gli alchimisti tutto vive, tutto respira, non sia neanche ancora un minerale o un metallo. Quindi è qualcosa che viene prima di ogni specificazione. E bisogna fissarla in un corpo, qualcosa che non è ancora un corpo. Ecco da dove deriva la difficoltà. Una volta ottenuta questa sostanza, si può cercare di riprodurre la salute nei corpi, riportare i corpi che hanno malattie o che sono in fase di deterioramento a perfezione, la perfezione pristina, diciamo così. I metalli erano considerati vili, appunto il piombo, il rame e tanti altri, rispetto all'oro, perché si pensava che nelle viscere della terra fossero stati cotti meno. E quindi il trasformare il piombo in oro è sostanzialmente un riportare la salute nel metallo. Ecco perché. C'era anche questa comunità che sicuramente non è da disprezzare, però l'ambizione vera degli alchimisti, quelli seri, che venivano chiamati anche filosofi, appunto, era di trovare un modo per curare i propri simili con magnanimità e dedizione, ovviamente senza svelare gli arcani, perché non sono cose che possono avere tutti nelle mani, insomma, sono cose particolarmente anche rischiose, però con grande generosità. Trasmutare, sì. Posso, per dovere di cronaca, non so se qualcuno lo sa, ma ci fu un danno vandalico nello stipite destro della porta, che veramente fu sentito come dolore da parte di alcuni. Io l'ho vissuto, erano gli anni 80. Lo so. Il senso del generico si commosse, pianse. Guardi, io... Qualcuno forse ha sentito di lui. E poi venne ripristinato, sì. Venne da Maimonino, il assessore a Roma, posta quella grata a protezione. Sì. Diciamo che la porta magica è stata ricollocata a Piazza Vittorio in un'area che insomma l'ha esposta a diverse ingiurie, diciamo così, ingiurie del tempo senz'altro. Ma poi anche perché, essendo un monumento ermetico, alchemico, in qualche modo comprensibile a tutti, anche se non penetrabile da tutti, è diventato spesso un luogo di insomma, ritrovi per fare qualche magia, qualche cosa, eccetera. E negli anni 80 sì, ci fu questo atto vandalico, tra l'altro a me questa cosa è arrivata con un sogno potentissimo, mi sono svegliata con questa immagine, la porta. Però posso dirgli una cosa, non è stato il primo atto vandalico fatto alla porta, no, perché un altro dei libri che ho scritto, questo non è un romanzo, è un saggio, Gli Argonauti a Roma, che racconta appunto questa schiera di argonauti eroi che fecero o tentarono di fare l'impresa alchemica, che erano tanti, tra cui Palombà. L'autore, che si chiama Giuseppe Giusto Guaccimanni, era anche lui un accademico umorista, come Santinelli, come probabilmente Palombara stesso, Cristina di Svezia anche frequentava questa accademia, ma conobbe, era un alchimista, e conobbe da vicino sia Palombara sia Santinelli, e Cristina di Svezia era addirittura una sua, in qualche modo aveva nei suoi confronti un atteggiamento estremamente protettivo, e
è stato uno dei poeti di corte. Ora, Guaccimanni, in questi testi manoscritti da cui traggo le notizie che trovate negli Argonauti a Roma, manoscritti che si trovano alla Biblioteca Nazionale di Roma e anche a Ravenna, in autografo a Ravenna, Guaccimanni ci racconta che a un certo punto questa porta fu imbrattata, imbrattata di brutto fango da un cavaliere con il quale Guaccimanni poi, diciamo, che fu sfidato a duello proprio per aver fatto questo brutto oltraggio alla porta magica del Marchese Palombano. È emozionante questo manoscritto, appunto, di cui vi racconto negli Argonauti, perché è la prima, assolutamente la prima informazione che abbiamo della porta. Cioè, Massimiliano Palombara la realizza intorno al 1680, abbiamo detto. Di fatto, a stampa, non c'è nessuna menzione della porta magica, che pure è una... un monumento abbastanza cospicuo, voglio dire, salta agli occhi, fino a quel libretto di cancellieri di carattere antiquario di cui vi ho detto prima, del 1806. Invece, in questo manoscritto, che risale agli anni tra il 1698 e il 1705, questo Guaccimanni, che aveva conosciuto personalmente Palombara ed era un argonauta come lui, ci racconta della porta magica, ci racconta anche che i giardini Palombara erano visitati da eminenti figure, tra cui la figlia di Santinelli, che proseguivano l'opera alchemica, insomma. No, volevo solo concludere con questa cosa, un auspicio. Vedendo Piazza Vittorio in questi periodi che si stanno facendo dei lavori, si spera che effettivamente questa piazza ritorni al suo antico splendore e la porta magica debba di nuovo essere un po' un monumento, che è il monumento alchemico, penso, in Europa più importante. Sicuramente quello italiano. Sia effettivamente abbia quella sua degna considerazione, soprattutto dai dottori di questa materia. Certo, beh, è un auspicio che raccolgo. Voi sapete, conoscete forse Anna Maria Partini, che ha scritto appunto di Palombara, e anche si è occupata di far restaurare la porta e di far mettere quella grata a protezione. Quindi è certamente un manufatto che ci è molto caro. Io mi auguro che si possa fare di più e meglio per il futuro. E rendendola... Certo, che torni a brillare insieme a Piazza Vittorio, certo. Prego. Solo intanto ringraziarla, poi chiedere quando ci pubblicherà i dialoghi di Guaccimanni, perché non vediamo l'ora di leggerli. E poi, gliel'ho già detto prima, non dimentichiamo che la Villa Palombara era qua. L'ubicazione esatta del luogo dove il Marchese lavorava era ragionevolmente all'incrocio tra via Emanuele Filippo e Bosco. Stava proprio fisicamente lì. E io mi sono sempre chiesto, ma il Marchese Palombara lo sapeva che stava negli orti lamiali? Secondo me sì. Ma proprio rispetto a Piazza Vittorio, noi non dobbiamo dimenticare che accanto alla Villa Palombara, faro di scienza nel XVII secolo, a 50-80 metri c'era il monastero dei Celestini. L'ordine Celestino era un ordine noto per la sua sapienza e noi purtroppo di questo monastero non sappiamo nulla, perché dopo la soppressione napoleonica del 1806 l'ordine non è più stato ricostituito e la chiesa e il convento furono poi assegnate ai gesuiti appena ricostituiti. Bisognerebbe capire, perché come dicevo prima, non è possibile che come lì poi passeranno nel Settecento personaggi come Celestino Galliani. Celestino Galliani è il fondatore dell'Università di Napoli, grande elemosiniere di Carlo III, praticamente ministro della pubblica istruzione, che crea l'Università di Napoli. E la sua formazione la fa qua, a Sant'Eusebio.
Cioè noi abbiamo una piazza Vittorio che tra il XVII e il XVIII secolo è uno dei punti in cui si sviluppa la scienza a Roma. E poi grazie a Barbara, lo scorso anno abbiamo visto la meridiana di Santa Maria degli Angeli, che è un altro strumento scientifico. L'ingegnere ci disse che si rompesse l'apparecchio che segna il tempo a Ginevra, quello il tempo ufficiale, si potrebbe usare la meridiana perché è tanto precisa. Il ruolo dell'Esquilino come centro di crescita scientifica, come punta avanzata della ricerca scientifica. Noi dobbiamo riconquistare questo ruolo. L'Esquilino non è la pattumiera di noi. L'Esquilino ha una storia millenaria, ma anche nella sua storia più recente ha qualche cosa di estremamente importante e purtroppo estremamente poco conosciuto. Poi aspettiamo che la dottoressa pubblichi questi benedetti dialoghi, perché il suo libro Diagonali a Roma, che io vi invito a leggere, è un libro sconvolgente. Questo libro ci fa rileggere la storia della letteratura del Seicento e secondariamente la storia del Seicento. È un libro, io sono sotto shock, lo sto leggendo in questi giorni. È un libro che fa rimanere senza fiato, e chiudo dando atto alla dottoressa di una erudizione mostruosa. Diciamo anche che sono una studiosa. Diciamo anche in conclusione che dalla passione di, posso usare questo termine, passione di Alberto per il testo, è nata anche l'idea di fare questa conferenza, e il desiderio di conoscere l'autrice, di contattare l'editore. Sul tavolo ci sono dei volumi sull'argomento, se volete consultarli. Volevo aggiungere una cosa, ma proprio al volo, non solo il Marchese sapeva di essere chiaramente sul sito degli antichi Orti Lamiani, ma nella Villa Palombara, spero appunto che di pubblicarlo con Alessandro nel libro che adesso è un ebook ma che verrà ulteriormente ampliato di nuove notizie, c'era un Mitreo, quindi un Mitreo che il Marchese conosceva. Forse conosceva anche... Era nella villa. Il monumento di cui non sappiamo più nulla, nella costruzione del Ministero delle Poste fu scoperto un manufatto, una pagodina decorativa degli Orti Lamiani di 7 metri con sculture e stucchi, che è stato smontato, che stava dentro il Ministero, visitabile con grande difficoltà. Con la trasformazione del Ministero in sede dei servizi segreti non è più visitabile, e nelle manifestazioni pubbliche che la sovrintendenza ha tenuto, la sovrintendenza ha chiesto ai residenti dell'Esquilino di chiedere che questo, l'Aula Gatti si chiama, che l'Aula Gatti venisse in qualche modo resa fruibile. Ad oggi non ne abbiamo alcuna notizia. L'Aula Gatti, un tesoro dell'Esquilino, non è visibile, sta chiusa in delle casse, non posso più dire dove, ma non si sa dove sia. E qui sotto ci sta la villa, ci stanno gli Orti Lamiani, ma anche questi non sono visibili, stanno qui sotto. L'edificio degli Orti Lamiani è qui, e anche questo però non si può vedere, ma noi siamo fiduciosi, andiamo avanti. Adesso posso fare un'ultima battuta, dobbiamo passare attraverso la porta di Genica, provato le cose.
No, non ho provato a passare perché secondo me non è quel tipo di passaggio che bisogna fare, poi bisogna prepararsi bene eventualmente per fare questo passaggio. No. Buonasera a tutti. Grazie.